subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, Gianluca Lobefalo, QW Capital. Buon pomeriggio Gianluca, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio, ben trovati a voi. Ecco Gianluca, volevo semplicemente ribadire che i mercati hanno cercato di digerire le sanzioni di ieri con un tentativo di rimbalzo per il momento non riuscito. Ti chiedo un parere se a tuo avviso d'ora in avanti ci sarà una correzione ancora più pesante rispetto a quella che abbiamo visto dell'S&P 500. Sì, le sanzioni chiaramente aggiungono volatilità nel brevissimo periodo, sicuramente tutti ci auguriamo ovviamente che non sfoci questa situazione in un conflitto, chiaramente che si trovi una soluzione diplomatica, che io mi auguro e sono convinto che alla fine si riuscirà a trovare, poi si capirà quali sono i vincitori e i vinti di questa tensione, però io mi auguro che non si arrivi con uno scontro militare. Detto questo, le dinamiche del mercato in realtà, secondo me, appunto, al netto di un eventuale terribile conflitto, in realtà le dinamiche non sono variate. Anzi, quasi la narrativa adesso cerca di addossare eccessive responsabilità per quello che succede sul mercato alla tensione russa-ucraina, ma in realtà le dinamiche sono le stesse. Giusto per dare un'idea dei numeri, l'effetto, la misura dell'esposizione diretta degli indici Standard & Poor's, diretta esposizione sulla Russia, corrisponde tipo allo 0,1%, mentre sappiamo quanto è rilevante il comparto per esempio delle sole FANG per quanto riguarda lo Standard & Poor's. Ecco, se teniamo conto che negli ultimi anni il buyback annunciati da parte delle principali FANG è stato tra il 30 e il 35% e adesso è intorno al 2%, capiamo perché la debolezza dello Standard & Poor's ha più purtroppo a che vedere col ridotto piano di buyback da parte delle grandi società che hanno sostenuto gli indici negli ultimi anni, più che questa tensione geopolitica. Poi ovviamente, ribadisco, sperando che non sia il caso, è ovvio che un conflitto armato è tutto un altro cosiddetto ball game e quindi bisognerà valutare, però ad oggi le dinamiche insomma, continuano ad essere unicamente dinamiche di rallentamento macroeconomico, di rallentamento degli earnings, di valutazione dell'effetto di queste eccessive riserve che hanno supportato il retail sales negli ultimi periodi. Non dimentichiamo che quando si accumulano riserve c'è il famoso effetto del double booking, cioè società, soprattutto in una situazione in cui ci sono delle restrizioni sulla supply side, cosa fanno? Raddoppiano gli ordini per essere sicuri di essere almeno soddisfatti su metà dell'ordine, che poi era il loro iniziale ordine che volevano soddisfare. Ora, quando c'è una normalizzazione delle supply side, questo double booking viene immediatamente cancellato. Quindi se fosse vero questo, allora al netto delle riserve, tutto quello che è stato il forte acquisto e rimbalzo dopo il Covid da parte dei retail si è già esaurito, è già scemato, e lì dovremo capire quanto veramente saranno forti gli earnings delle società al netto di questo effetto di breve periodo dell'accumulo di riserve. Molto interessante quello che hai appena detto, quindi il peggio non è ancora terminato, è quello che dobbiamo dedurre, concludere, in termini di mercati. Sì, allora in termini di mercato il punto è che dobbiamo capire, io seguo molto un'analisi di alcuni strategi tra cui Bank of America e soprattutto Wilson di Morgan Stanley, che mettono in evidenza come c'è un forte rallentamento di earnings e un rallentamento macroeconomico. Questa è la variabile importante. In un ambiente di inflazione, come hai appena detto tu, sia in America, sia da qui in Europa, ma ormai è un fattore, un elemento globale, molto al di sopra delle aspettative, con banche centrali che sono costrette chiaramente a reagire. E anche qui è molto delicata la situazione. Noi abbiamo che, sì è vero, la Fed ha annunciato delle manovre più restrittive, però c'è un piccolo dettaglio che è sfuggito un pochino, l'ho visto soltanto su alcuni articoli, ma non se ne è parlato molto. Tenete conto che il 31 gennaio scorso era prevista il famoso hearing al Senato per la conferma di Powell. Ora, per una serie di motivi tecnici non c'è stata questo hearing. Io mi aspetto e spero che sia solo un problema tecnico, perché il momento in cui non fosse così, per regolamento della Fed, Powell è in carica perché è il precedente governatore, ma fino a che non viene confermato con più di 50 voti dei senatori, teoricamente Powell è un temporary governatore. Questo significa che ci troveremmo in una situazione di inflazione alta, con la Fed che deve essere
ovviamente aggressivo sul mercato, ma con una banca centrale molto politica, perché se dipende giornalmente con una spada di Damocle dal voto del Senato è un problema. Io sono sempre stato un grosso e sono un grosso tifoso di Powell. Mi auguro che questa cosa sia solo un problema tecnico e venga confermato, perché abbiamo bisogno di una leadership forte che non avevamo dai tempi di Volcker alla Fed per risolvere questo problema. Quindi questo mi auguro che venga risolto a breve. Ecco, hai introdotto il discorso banche centrali e dunque andiamo ad approfondirlo, perché questi giorni diciamo che un po' l'inflazione e le banche centrali che si avvicina sempre di più, naturalmente la riunione della Fed e anche quella della BCE, ricordo che sono riunioni estremamente importanti per quanto concerne la Fed, giusto per capire se ci sarà un rialzo di 50 punti base o 25 punti base, per quanto concerne la BCE per capire se decideranno ad agire nei confronti dell'inflazione, perché anche in Italia quasi del 5% in effetti non è più un problema dei mercati, non è più un problema diciamo solo per le persone che sono investite, ma diventa un problema anche per il popolo, per la popolazione. Semplicemente vorrei chiederti se le banche centrali, specie la BCE e la Fed, devono considerare in questo caso come rischio per la crescita economica anche la situazione in Ucraina. Sicuramente la considereranno, ma io credo che questo sia paradossalmente, lasciami passare, il male minore. Cioè, ovviamente, al netto di un eventuale conflitto, che stiamo parlando di un conflitto tra potenze nucleari, quindi speriamo veramente che venga risolto a livello diplomatico, ma al netto di questo, al netto del fatto che la Russia comunque nelle principali materie, e cioè alluminio, nickel, cobalto, oro, petrolio, rappresenta uno dei più grossi produttori, tra il 5 e il 15%, quindi è ovvio che ha un effetto su tutto il ciclo economico. Però ammettiamo e speriamo che, visto che non abbiamo capacità di poterlo prevedere, che il discorso geopolitico e quindi la crisi venga risolta a livello diplomatico. Al momento, permettimi di passare il termine, è un falso problema. Il problema è più fondamentale, c'è un rallentamento macroeconomico, siamo di fronte ad un mercato che viene da 10 anni di costruzione di imbalance a seguito di delle manovre monetarie eccessivamente accomodanti, e ovviamente questo deve essere risolto. Uno degli strumenti che le banche centrali hanno, parliamo sempre di tassi interesse, parliamo di quantitative easing o quantitative tightening, cioè il balance sheet, ma non abbiamo mai parlato di una variabile che è fondamentale, che è il forward guidance. Io sono cresciuto nei fini anni 90, i primi anni 2000, in cui le banche centrali utilizzavano una variabile a loro importantissima, che era l'effetto sorpresa, che è vero provocava volatilità sul mercato, ma rendeva il ruolo autoritario e indipendente delle banche centrali indiscutibile. Purtroppo nelle ultime gestioni, un po' per cercare di incentivare questi strumenti macroprudenziali e che quasi miravano a ridurre il ruolo della volatilità e a ridimensionarne l'effetto, hanno provocato un eccessivo pricing delle aspettative delle banche centrali nel mercato. Ora, quando c'è un'inflazione molto bassa, una crescita media, medio-bassa come è stata negli ultimi anni, ma tranquilla, in realtà questa forward guidance può anche essere accettata. In un momento in cui invece ci troviamo con aspettative di inflazione molto alte, e non dimentichiamo che ormai non è più il supply side che continua ad avere un problema, le disruption sull'offerta, ma è anche che sta a essere prezzato nella parte del servizio, quindi in quello che è il lavoro e di conseguenza anche tutto quello che è la componente servizi e principalmente in America anche la componente spese per affitto e per quello che si chiama owner equivalent rent. Quando incomincia a toccare queste variabili ormai diventa permanente l'inflazione. In questo ambiente le banche centrali devono fare uso dell'opposto del forward guidance, cioè devono fare uso dello strumento del controllo dell'aspettativa al contrario, cioè sorprendere i mercati. Quella che Volcker chiamava il miglior policeman sul mercato finanziario, che è la volatilità. Ecco, questo è quello che ci dovremmo aspettare, dei mercati comunque con un livello di volatilità più alto. Infatti ad oggi abbiamo livelli di vol oltre il 27-28, il livello medio del VIX sul lungo periodo è 19.6, siamo a 10 punti comunque sopra il livello medio. Questo è significativo, è un nuovo regime, siamo in un nuovo regime.
Molto interessante. Invece, giusto per capirci, visto che sarà, diciamo, un momento estremamente difficile per le banche centrali, l'hai detto anche tu, perché diciamo che la crescita inizia a rallentare, ma forse sia anche fisiologico dopo i numeri che abbiamo visto quest'anno, che sono numeri di rimbalzo, anche bisogna dirlo. Poi dall'altra parte pressioni inflazionistiche, prezzo dell'energia, specie in Europa, e quindi le banche centrali dovrebbero affrontare tutti questi problemi in qualche modo. Vorrei chiederti, ecco, un parere su loro come ultimissima domanda, ultimissimo take oro al rialzo di mezzo punto percentuale sopra 1907 dollari all'oncia. Sembra a quanto pare che sia tornato a fare il proprio ruolo, e cioè di hedge contro l'inflazione, insomma hedge in generale, cioè il nostro bene di copertura. Chiedo un parere, sì. Continuerà ad esercitare il proprio ruolo? Allora, lo ha sempre fatto, è stata un po' di narrativa che lo ha messo in discussione, e cerchiamo sempre, chiaramente loro vive questo ruolo di vero bene rifugio, abbiamo detto, da più di 5.000 anni, ma è sempre odiato, quindi vive di questo amore e odio in qualunque cultura, in qualunque periodo, sotto qualunque civilizzazione, quindi non è, diciamo, inusuale mettere in discussione il ruolo, ma alla fine ne esce sempre come l'unico vero baluardo. Lo dice anche Greenspan, che è stato il banchiere centrale della Fed che più ha spinto la leva e la finanzializzazione, diciamo, dell'economia americana e globale, ha sempre detto l'unica vera valuta è l'oro. Ora, detto questo, è ovvio che l'oro non è il refugium peccatorum, cioè non è la soluzione a qualunque male, ma in un'ottica di asset allocation, in un'ottica di riserva di valore. Io guardavo anche un grafico della valutazione dell'oro in yen, che a sua volta anche lo yen è considerato un bene rifugio. Ecco, il dollaro in yen è ai massimi storici ever, quindi questo ci sta confermando che l'oro ha un ruolo importante. Però va anche detto che io in passato, più volte lo abbiamo discusso, ho sempre messo in discussione il ruolo delle cryptocurrency, particolarmente il Bitcoin, come valuta di bene rifugio. Ora, quest'ultimo periodo sembra confermare questo, quindi in teoria io potrei dire, l'avevo detto, il Bitcoin non è una... Però in realtà bisogna dire una cosa, secondo me il Bitcoin e le cryptocurrency possono svolgere un ruolo di future beni rifugio, però è importante la cosiddetta DeFi, e quindi questa diversificazione, questa decentralizzazione del sistema finanziario, sì, che mi auguro che le cryptocurrency potranno portare alla conclusione. Questo però porterà anche a una fine del sistema del fractional reserve, cioè della leva che è stata la base del sistema finanziario. Quindi un bene che si arrivi a questo, però attenzione, saremo di fronte a un cambiamento epocale che io vedo benvengo, vedo come un ottimo risultato, però attenzione, avrà delle grossissime implicazioni. Fino a quel momento sarà loro il bene rifugio. Grazie mille. No, noi abbiamo giustamente chiesto perché c'erano un bel po' di mesi di movimenti laterali in momenti abbastanza difficili, e giusto, ci sembrava giusto fare il punto sulla situazione oro. Grazie mille Gianluca Lobefalo, QW Capital, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, alla prossima. Grazie a voi, buona serata.